Bentornati a SOS Aghezio TV, buonasera a Beppe Marconi. Come va? Tutto bene? Okay? Tutto freschino, bene, eh? Freschino. Bene, siamo venuti in quello che una volta sarà un luogo dove verrò a trovarti con piacere. Guarda, qui no. No, qui no, non so dove. Tu avrai una cappella riservata. No, non c'è neanche la cappella riservata. Non è la cappella qui, in generale, no. O non è la cappella riservata? Non ho niente. Non hai niente. Okay. Perché non sarà un problema mio. No, ma qui no, c'è troppo in condominio, troppo. No, poi tu in condominio ci sei mai stato. Bravo, tutta esatto, la vita, me l'hai detto. Troppo. Niente. Io vorrei andare in campagna. Campagna, vai. Benissimo. Andrai nella tua Bibbiano. Sì, credo. Senti, siamo qui all'incrocio del cimitero, perché? Perché secondo me sarebbe da rivedere questa diciamo modo di operare in questa zona. Perché la segnaletica andrebbe completamente rivista. Se tu vai in questa strada, via Tarlati, adesso a quest'ora, c'è una colonna che non finisce mai. Perché a causa di questo stop. C'è lo stop che devi dare la precedenza a quelle poche macchine che vengono da comune, nessuna, zona comune. E alle macchine che vengono dalla zona di Trento Trieste. Qui ti devi sempre fermare perché non sai se le macchine girano o non girano, va bene? Ora qualcuno mette la freccia, qualcuno non la mette, quindi sei obbligato, vedi, ad aspettare anche se vanno dritti per renderti conto cosa fanno e cosa non fanno. Io dico, siccome il traffico, questo bene o male, è l'anulare nord della città, perché è l'unica strada nord della città che permette di girargli intorno, io penso che sarebbe il caso di cambiare la segnaletica orizzontale e verticale e far sì che andando dritto fosse tolto lo stop e lo stop a metterlo da via Bruno Buozzi che viene da Prato, da dove non ci viene nessuno perché è ZDL, in determinate ore passano soltanto i residenti e quindi come vedi non passa nessuno da via Bruno Buozzi e qui si creano file infinite perché meno male quando arrivi qui non c'è un dare alla precedenza, c'è uno stop e ti devi fermare. Uno si ferma, altri no. Vabbè, ma ti dovresti fermare anche se non c'è nessuno, quindi lo stop almeno. Se non l'hai cambiato a miei tempi, sì, dovrebbe fermarsi. La patente. Perché tu non sai mai perché. Si devono fermare nonostante che vanno dritto. Però ci sarebbe un problema. Se non ci fosse lo stop qui, tu devi dare la precedenza anche a quelli che vengono su, che girano in fortezza. Quanti ce n'è? Lo so, però te lo volevo dire. Quanti ce n'è? Sono loro che devono dare la precedenza che vanno in fortezza. A quel punto andando dritto e sono le macchine che vengono da Trento Trieste che girando in sinistra devono dare la precedenza. Io penso che, secondo me, sarebbe più snellente questa cosa e si eviterebbe di fare le code sui Tarlati che molte volte sono infinite a causa appunto di questo problema. No, no, indubbiamente è così. Tra l'altro le tue proposte spesso qua, vengono anche ascoltate. Di qua è passato 100 macchine e di qua ne passate due. Ecco la seconda. Sì. E quindi certo. Il rapporto è questo. Sì. Quindi basterebbe andare la precedenza. Beh, no. Neanche. Dare la precedenza su via Bruno Buozzi. Questi vanno dritti, quindi. Questi vanno dritti, sì, liberi. Perché è una strada dritta di scorrimento. Bravo, esatto, è logico. Poi è questa la strada più importante. Sì, la realtà più importante è questa. È uno stop incomprensibile. Incomprensibile. È sempre stato così. Non capisco perché che nessuno ci abbia messo gli occhi, neanche io quando a suo tempo non ero ex. Però in effetti è così. Si evita di creare le file sulle Tarlati e quindi imbottigliare questo. Questo motorino è un po' sfondato. Per metterci nei panni, chi viene da laggiù non passerebbe mai da quassù, però. Chi viene dalla fortezza non passerebbe mai, perché segue tutto un continuo, come fa a passare? Chi l'ha detto? Dopo la coda si crea lassù. Vabbè, è passato 3 macchine lassù. Quindi qui la possibilità, soprattutto poi l'hai visto, girano tutte in destra. Sì. Io penso che queste difficoltà non ce l'hanno. Sa, se girano in sinistra un po' di difficoltà ce le possono avere, ma girano tutte in destra, potrebbero girare anche a sinistra, ma sa. È il male minore, qui bisogna scegliere il male minore, o se no qui si allarga, si fa una piccola rotatoria e si risolve il problema. Bene, la tua proposta è chiara, tra l'altro ti hanno ascoltato forse, chissà, per il raddoppio del sottopasso del Baldaccio. È tanto che lo dicevo io, anche quando non ero ex, è tanto che lo dicevo io, ora, non mi hanno avuto mai ascoltato. È inseguito nel piano triennale. Io penso che ci ringrazieranno gli abitanti via Cittadini e via Veneto, zona della Standa, perché in effetti toglieremo molto traffico da quella zona. Eravamo stati poi belli sul posto e adesso vediamo se ascolteranno anche questa tua proposta. Questa di buon senso. Molto semplice, non ci vuole piani triennali. Cancellare questo stop con la gommina. Mettere un altro da parte di là. Esatto. E cambiare lo segnaletico orizzontale e verticale. Basta. Ci vediamo. Ciao. Tu guarda bene qui se ti interessa qualcosa. Ascolta. Ci vediamo domani. Ascolta, qualcuno mi diceva che lo prendevo in giro. Che lui vuole molti agnelli morire per Pasqua. A domani. Ciao.